Grazie. Io sono qui per portare la solidarietà mia personale, del mio partito, del Parlamento italiano, del popolo italiano, a tutti quelli che oggi sono perseguitati a causa delle loro opinioni politiche, della loro fede religiosa, da poteri i quali non rispettano i diritti dell'uomo. E credo che noi siamo qui davanti a un caso terribilmente evidente di violazione dei diritti dell'uomo. Partiamo dal campo Ashraf, dei rifugiati sotto protezione internazionale, garantiti dalle Nazioni Unite, in un territorio in cui è presente l'esercito italiano. In questo territorio 52 persone sono state uccise, 7 sono state portate via e nessuno sa cosa ne sia successo. Non è soltanto un'offesa in generale ai diritti dell'uomo nel mondo, ma è un'offesa a ciascuna delle nazioni le quali sono presenti oggi in Iraq con la finalità di aiutare a ricostruire una democrazia irachena. È un'offesa intollerabile. Noi non possiamo avallare comportamenti di governi, non possiamo sostenere con le nostre forze militari governi i quali non rispettano le ragioni ideali per le quali noi siamo andati in quei territori. E quindi dobbiamo chiedere con energia al governo dell'Iraq di fare chiarezza, ma dobbiamo chiedere anche al governo dell'Iran che, secondo un sospetto legittimo, è stato l'ispiratore o l'autore diretto dell'attacco, di rispondere davanti alla comunità internazionale. Questo è un debito d'onore per tutti quelli che hanno creduto e credono nei diritti umani, ma anche nella causa della democrazia nel Medio Oriente. È una terra tormentata da conflitti, conflitti insanabili a meno che non ci sia un deciso cambiamento di marcia. Oggi si parla molto dell'atomica iraniana. Fa paura che un armamento atomico possa essere nelle mani di una dirigenza la quale non rispetta i diritti dell'uomo, nelle mani di una dirigenza la quale opprime il proprio popolo e insieme col proprio popolo ha la intenzione di opprimere anche altri popoli. Se è un paese il quale rimane disposto a collaborare per la pace con gli altri paesi attorno a sé, un paese così forse non ha bisogno della bomba atomica e non spende soldi per procurarsela. Se poi la volesse sarebbe un male relativamente limitato. Quello che preoccupa non è la bomba atomica, quello che preoccupa è una politica aggressiva, rivolta verso i paesi vicini. Quello che preoccupa è una politica rivolta contro i diritti del proprio popolo. Perché è difficile... È difficile condurre aggressioni contro i propri vicini se il proprio popolo è libero di parlare, perché i popoli non vogliono le guerre, i popoli vogliono vivere. Il popolo iraniano, io ne sono sicuro, vuole le stesse cose che vogliamo noi. Vuole il lavoro, vuole la casa, vuole un'educazione migliore per i suoi figli, vuole che possano studiare, vogliono che possano avere un lavoro migliore di quello che hanno avuto i loro genitori, vogliono che possano vivere umanamente ed in pace. La grande civiltà dell'Iran. La grande civiltà musulmana dell'Iran è stata sempre una civiltà di apertura, di dialogo, in un tempo in cui grandi studiosi potevano circolare liberamente da Madrid fino a Tabriz o oltre Tabriz nei diversi territori adiacenti. Noi vogliamo tornare a una situazione così. Crediamo nel dialogo con l'Islam, crediamo nella possibilità di un Islam democratico. Se una cosa offende il volto di Dio, abbiamo il diritto di dirlo, non perché noi siamo migliori, ma perché oggi siete voi dentro quella tentazione e solo insieme possiamo venirne fuori. Allora io sono qui per dire questa solidarietà, la speranza che in un futuro prossimo il popolo iraniano possa prendere liberamente il posto che gli tocca nella comunità delle nazioni. Un Iran libero, un Iran democratico, un Iran in cui i diritti di ogni donna e di ogni uomo vengano rispettati senza eccezione alcuna, riconoscendo che siamo tutti figli dello stesso padre, lo stesso Dio che guarda con amore a ciascuno di noi e tutti incamminati verso un comune destino umano. Grazie.